Andiamo a vedere insieme questi auricolari in ear color oro marcati bambù. Gli auricolari arrivano all'interno di questa confezione di cartone. Sul retro sono presenti i vari colori. Io le ho scelte oro satinato. Andiamo ad aprire la confezione. Come vedete, non è presente alcun libretto illustrativo, nemmeno una custodia, semplicemente gli auricolari. Devo dire che appena si tolgono questi auricolari dalla confezione emanano un po' un odore plasticoso di petrolio, diciamo, che però magari dovrebbe andare via col tempo, forse dovuto anche alla vernice, vernice che come vedete è in oro satinato e ricopre più parti degli auricolari. In termini di cavo, abbiamo un cavo che non è poi così spesso, un po' più spesso sulla parte sottostante, che adesso vado a mettere a fuoco. Questo è il cavetto jack da 3,5 mm, anche questo è satinato. Abbiamo poi il controller che vedete ha un tasto centrale per rispondere alle chiamate, mettere in pausa, e c'è anche sul retro foro del microfono, semplicemente questo tasto bianco di plastica, mentre in alto abbiamo poi, eccoli qua, le parti che comunque vanno a situarsi all'interno della cavità uditiva. Diciamo che ricordano un po' le AirPods marcate Apple per il doppio speaker, però effettivamente quando poi si vanno a posizionarli all'interno dell'orecchio non sono poi così comode, anche perché risultano essere un po' tonde. Poi ovviamente dipende magari anche dalla vostra conformità dell'orecchio, però io non lo trovate poi così comode da indossare. Il peso si aggira attorno ai 60 grammi, quindi abbastanza leggere, mentre il cavo si aggira attorno ai 120 centimetri. Sono compatibili con molti tipi di device, quindi iPhone, iPod, iPad, lettori MP3, insomma anche un computer. Io l'ho testato sul mio Moto G 4 Lenovo e devo dire che comunque hanno funzionato senza problemi. Sono andato a fare il test per sentire se effettivamente ne valevano la pena. Vado a provarli e vi dico subito che vi posso dire ora, dopo che l'ho provati, che appunto gli alti e bassi sono discreti, quindi diciamo ciò che si potrebbe aspettarsi da delle cuffie low cost, mentre il design satinato è sicuramente il pezzo, diciamo, più forte di questi auricolari. È bello da guardare, eccetera, però anche sul fattore comodità, come vi dicevo prima, non sono proprio così comode. Per contro, appunto, la leggerezza e vi dico anche che per quanto riguarda il suono in entrata e in uscita durante una chiamata vocale, non ho riscontrato alcun problema.